È molto importante che dai nostri comportamenti possano derivare degli atti concreti per la salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo apprezzato tutto che la natura in questo periodo così brutto si è riappropriata di alcuni spazi. Bene, c'è un'attività che si fa nelle nostre case, come tantissime attività che riguardano il mondo dei rifiuti, il mondo dell'ecologia, che è quella degli oli vegetali esausti. Ebbene, un gesto così semplice, preparare qualcosa tutti insieme, deliziarsi con dei buoni pasti, poi dopo quell'olio di frittura, spesso anche in maniera inconsapevole, finisce nei nostri lavandini. Spesso un piccolo gesto assume un'importanza notevole, soprattutto se contribuisce alla tutela dell'ambiente in cui viviamo. È il caso dello smaltimento degli oli vegetali esausti, prodotti prevalentemente in cucina, residui della cottura di cibi e fritture, che se non raccolti possono creare danni enormi. Sapete che ogni italiano, più o meno una famiglia media, produce più o meno 5 kg di questo materiale, che se disperso nei nostri lavandini, se disperso nel water, va a finire dove? Nei corpi idrici, nelle fogne, nei fiumi, nei nostri mari. Pensate che un solo chilo di olio esausto può inquinare 1000 metri quadri di mare. Su tutto il territorio cittadino è stato potenziato il servizio di raccolta degli oli esausti. In sinergia con ASIA, l'assessorato all'ambiente ha esteso da 12 a 24 i punti di raccolta itineranti che si aggiungono alle postazioni fisse già presenti presso le 10 isole ecologiche. L'utente, una volta raccolto l'olio, l'olio domestico, può conferire presso uno dei 24 punti distribuiti nella città di Napoli dell'olio noi gli diamo una lattina da 5 litri. Se quest'estate vogliamo continuare ad apprezzare il bello del mare, vogliamo salvaguardare le nostre condotte, vogliamo migliorare la depurazione, perché questi oli, quando vanno poi nelle condotte verso i depuratori, formano un'emulsione che peggiora ancora di più l'attività dei depuratori. Quindi noi che dobbiamo fare? Raccogliere gli oli usati, basta metterli in quella lattina e poi seguire le indicazioni che stiamo dando come comune e come ASIA, perché in questo modo noi salviamo acque, salviamo pesci, salviamo la cosiddetta biodiversità delle nostre acque. Per i cittadini è possibile dunque conferire correttamente gli oli vegetali esausti o recandosi presso uno dei 10 centri di raccolta oppure presso i 24 ecopunti itineranti distribuiti nelle varie piazze della città, o anche facendo richiesta come condominio di un contenitore dedicato, contattando gratuitamente il numero verde ASIA all'800 16 10 10. Perché è importante questa attività? Perché questo materiale non deve andare mai nei nostri rubinetti, nei lavandini, perché rischiano non solo di intasare tutto il sistema delle nostre fogne, ma anche di creare problemi al mare. Quindi con questo servizio gratuito oggi noi completiamo l'estensione della raccolta degli oli esausti, un piccolo gesto, una grande collaborazione dei cittadini per la salvaguardia del nostro ambiente.